conclude 2 anni di lavoro ed è anche stato certificato dall'ASL come formazione della Regione Piemonte. Abbiamo avuto l'aiuto prezioso dell'Istituto Stella Maris dell'Università di Pisa. Stamattina abbiamo sentito delle relazioni, oltre a quella del professor Lochmann, anche delle colleghe di Pisa, che ci hanno aiutato a comprendere come hanno tradotto negli ambienti della neuropsichiatria infantile e anche nelle scuole. Un piccolo accenno solo sarà nel tema delle scuole, che approfondiremo nel pomeriggio, a livello della realtà italiana. Anche la nostra esperienza qui a San Milano è stata un'esperienza che ha toccato la neuropsichiatria e che vorremmo potesse toccare la scuola nella sua prosecuzione. Il pomeriggio di questo seminario è dedicato in modo particolare a chi guarda il tema dei ragazzini con disturbi di comportamento dirompente dal punto di vista educativo. Genitori, insegnanti, educatori, ma sicuramente anche psicologi e medici, perché come ci hanno detto più volte questa mattina, a un certo punto i ragazzini vanno anche a scuola e lì dei problemi sorgono. Per questo motivo abbiamo richiesto a un certo momento il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale per questo nostro convegno, ci è stato riconosciuto ed è per questo che oggi è qui con noi ad aprire il pomeriggio il direttore dell'ambito territoriale di Cuneo, il dottor Stefano Surmiti, a cui cedo la parola per un breve saluto e che ringrazio molto.